primo mistero, oggi viene qui, del dolore e dell'agonia di Gesù nell'orto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo peccatori, amico. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Santa Maria della Visitazione, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santa Elisabetta, prega per noi. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimentichiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia te la gloria, Martino, Immacolata, preca per noi. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, Santa Maria della Visitazione, San Giuseppe, Santa Elisabetta, terzo mistero del dolore contempliamo, Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Siamo peccatori, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente nelle bisognose della tua misericordia. Regina della pace, Santa Maria della Visitazione, San Giuseppe, Santa Elisabetta, nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che sta al Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
ad essere gloria della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte in croce di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Regina della pace, prega per noi. Santa Maria della Visitazione, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santa Elisabetta, prega per noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esseri divini di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di pace. Orso dunque adorata nostra, rivolgi da noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudisci. Cristo esaudisci. Ave del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Celestissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Modello di santità, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Sollievo dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo veri dell'uomo che vive in Cristo. Preghiamo, Signore Dio, concedi a noi tuoi servi una continua salute di corpo e di spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio del bene eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Novena a Santa Maria della Risurrezione. Per quella purità di intenzione che tu avessi, Maria, nell'abbandonare la tua casa per portarti in ebro alla desiderare disaffetta, ottieni a noi tutti la grazia di non cercare mai nelle nostre opere che la pura gloria di Dio. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei la benedetta tra le donne e benedetta di tutto il tuo sangue Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per quella santa sollecitudine con cui facesti, o Maria, il viaggio delle montagne della Giudea, ottieni a noi tutti la grazia di camminare sempre con fervore nella via della santità, senza essere mai abbattuti dagli ostacoli che si oppongono ai vari nostri nemici.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per quella insolita allegrezza che tu, Maria, infondesti nell'animo di Elisabetta, abbracciandola veneramente, ottieni a noi tutti la grazia che professandoti fino alla morte una devozione sincera e affettuosa, meritiamo di essere resi distinti con le grazie più elette e singolari. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che tu, o Maria, ottenesti a Giovanni di essere santificato nel seno materno prima di uscire alla luce, ottieni a noi tutti la grazia di conservare sempre in vita fino alla morte quella scuola di innocenza e di santità di cui fummo per divina misericordia vestiti nel momento del nostro battesimo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per quell'umilissima dichiarazione che facesti, o Maria, delle singolari meraviglie operate in te dall'Altissimo, che dovevano renderti soggetto delle benedizioni future di tutti i popoli, ottieni a noi tutti la grazia di essere sempre riconoscenti per tutti i benedici del Signore e di non parlarne giammai se non per benedire il tuo nome. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie.
circondassi di in casa di Elisabetta, offrire a noi tutti la grazia di prestarci sempre amorosamente a tutti i bisogni del nostro prossimo, non solo amico e presente, ma anche straniero e amico. Ave Maria, piena di grazia il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per quegli esempi di virtù che tu desti, o Maria, nella domestica conversazione con la tua parente Elisabetta e col santo tuo sposo Zaccaria, ottieni a noi tutti la grazia di edificare continuamente i nostri prossimi in tutte le parole, in tutte le azioni, in tutto il nostro contenuto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Prossimi parenti, allora quando, compiti appena i doveri di convenienza e di carità verso la casa di Elisabetta, ritornasti sollecitamente al tuo ritiro di Nazaret. Ottieni a noi tutti la grazia di vivere sempre staccati da tutte le cose del mondo e di mai trattenerci tra gli uomini, se non quando lo richiede o la necessità o la carità, affinché il nostro cuore non tenga mai ad altro che a Dio. Da cui solo si può aspettare la pace, la carità e la gratitudine nell'altra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Del vostro bel fuoco qui in terra.
guarda voi d'eterno amore per voi, in compagnia degli angeli e dei santi, per il cielo. Amen. Alla festa della Vergine Maria, regina della Visitazione, ma in questo giorno in particolare vogliamo guardare a lei come alla madre e regina della misericordia. E proprio all'inizio di questa celebrazione vogliamo chiedere a Maria di intercedere per noi affinché possiamo ottenere la misericordia di Dio per la nostra vita e per il mondo intero. Umilmente invochiamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Yeah.
Dio di bontà infinita, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Ester. In quei giorni la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in preda allo spavento per l'imminente pericolo di morte. Prostrata a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava, dicendo: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, benedetto sei tu. A me, Signore, sola e senza difesa, all'infuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanto in te ti compiacciono fino alla fine. Ora accorgimi aiuto, perché sono sola e non ho nessun altro che te, Signore mio Dio. Liberaci dalle mani dei nostri nemici, muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori. Fa sì, oh Dio, che servano di esempio coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati, manifestati, oh Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La misericordia del Signore di generazione in generazione. La misericordia del Signore di generazione in generazione. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito è tutto di Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della tua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Grandi cose ha fatto il Re onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. La misericordia di Signore di generazione in generazione. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato i giudici. Ha ricolmato gli denti affamati, ha rimandato al manovore i ricchi. La misericordia del Signore è la prova della terra. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. La misericordia del Signore è la prova della Alleluia, 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 alleluia. Origina del mondo, Maria sempre vergine, intercedi per la nostra pace e salvezza, tu che hai generato il Signore del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Era intorno all'anno 1000 quando un monaco vicino al lago di Costanza scriveva una delle preghiere più antiche e più care alla devozione mariana, che è la Salve Regina. E questo monaco conosceva bene il significato di quella espressione che aveva aggiunto nella preghiera della Salve Regina: valle di lacrime. Questo uomo conosceva bene la valle di lacrime perché era un monaco che tutti chiamavano Ermanno lo Scorpio. Pensate che non poteva stare nemmeno a letto e la sedia che gli avevano costruito non gli permetteva nemmeno di riposare, tanto era la sua infermità. E questo monaco, che era un grande studioso, ad un certo punto decise di scrivere questa lode alla Madonna, questo grido di supplica: «Salve Regina, Madre di misericordia». E poi nel corso dei secoli questo inno è entrato nella preghiera della Chiesa, prima con i domenicani, poi con i cistercensi, e fu il Papa Gregorio IX che inserì la Santa Regina come inno finale della compieta, la sera quando i monaci si ritiravano verso il dormitorio cantavano la Santa Regina. Vi ho fatto un po' di storia, ma non è questo ciò che conta, ma cercare di capire il significato di questa espressione che spesso ripetiamo, sentiamo sulle nostre labbra: Maria, Madre e Regina di Misericordia. Che significa? Innanzitutto significa che Maria è la madre di colui che è la misericordia, che è Gesù. Il Papa, proprio qualche anno fa, nell'anno santo della misericordia, ci diceva che il nome di Dio è misericordia. E la parola misericordia ha a che fare con il grembo materno. La misericordia che cos'è? È l'amore viscerale di una madre. Ecco, il Papa ci diceva che Dio ci ama con questo amore viscerale, con quell'amore che parte dal grembo. E qui vedo tante mamme che possono comprendere meglio di me che cosa sto dicendo. Perché come possiamo descrivere questo amore di una madre? L'amore di una madre è l'amore di colei che ama sempre, ama senza condizioni,
e direi soprattutto una madre ama quei figli che non sempre la riconoscono come tale. L'amore viscerale di una madre è l'amore che sa andare oltre le offese, che sa andare oltre gli sbagli, e così ci ama Dio. La misericordia di Dio, fratelli e sorelle, è questa, è l'amore che va oltre le offese, è l'amore che va oltre i nostri peccati, è quell'amore che supera di gran lunga i nostri peccati, a tal punto che invece di castigarci, così come tante volte pensiamo, Dio invece di castigarci non smette mai di amarci. E di questa opera di Dio è collaboratrice anche Maria. Se Dio ci ama con amore di madre, allo stesso modo ci ama Maria, che collabora all'opera del Figlio. E così come Dio ci perdona, Maria implora dal Figlio per noi il nostro perdono. È per questo che ci rivolgiamo a lei. E anche nella Santa Regina diciamo: Santa Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva. Che significa che siamo esuli figli di Eva? Significa che ci portiamo addosso la nostra condizione umana, quella condizione che abbiamo ricevuto dai nostri progenitori, quella fragilità che ci portiamo addosso e che spesso ci fa guardare il bene, ma non ce lo fa compiere. Ci fa desiderare il bene, ma ci fa compiere il male. Ecco, siamo figli esuli su questa terra, siamo figli di Eva, ma se è vero che per la condizione umana siamo figli di Eva, per la grazia siamo figli di Maria. E Maria ci difende, e Maria ci protegge dagli assalti del male. Lei può farlo perché? Perché è piena di grazia, perché il male non l'ha toccata nemmeno per un istante. E il male davanti a lei trema, fratelli e sorelle. Il male non sopporta Maria, il demonio non sopporta Maria, perché nemmeno per un istante è stato capace di toccare il suo cuore. È per questo che abbiamo un'avvocata, anche nella Santa Regina, la invochiamo così, avvocata nostra. E che qual è l'opera di Maria? Ce lo dice il Vangelo di oggi. Maria è attenta, guarda il nostro cuore, guarda le nostre famiglie e si accorge che spesso manca il vino, non il vino sulla tavola, il vino della gioia, della comunione, della pace, dell'armonia. Manca, fratelli e sorelle, basta guardarci intorno. Quasi tutte le nostre famiglie spesso portano ferite di divisioni, di discordi, di gelosie. E Maria si accorge che ci manca questo vino e ieri come oggi continua a implorare il suo Figlio. Non hanno più vino. Ecco perché Maria è la nostra avvocata, perché quel cuore di madre la porta ad essere attenta ai nostri bisogni e a provvedere e a intercedere e a implorare il suo Figlio: donagli il tuo vino, Gesù, che è il vino della pace, della gioia, del perdono. Maria allora, fratelli e sorelle, ci accompagna in questo cammino, in questo esilio. Se ci avete fatto caso poco fa, mentre imploravamo il perdono dal Signore, nel confesso, dopo aver detto per mia colpa, mia grandissima colpa, abbiamo detto: e ora supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Per ottenere il perdono dal Signore abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri, di Maria, dei santi e del nostro aiuto. E ci sembra un po' strano a volte pensare che in questa preghiera mettiamo insieme l'aiuto della Madonna, l'aiuto dei santi e l'aiuto dei fratelli. Perché noi sì, possiamo ottenere il perdono da Dio, ma se non ci guardiamo tutti con occhi di perdono e di misericordia, a nulla ci serve, almeno umanamente. Certo, per la grazia ci serve, siamo perdonati, ma ci sentiamo sempre il peso addosso della nostra colpa se non vediamo che i nostri fratelli ci hanno perdonato. Questo è l'impegno, fratelli e sorelle,
che vi lascio, che mi lasci in questa sera di novena. Non basta ricevere il perdono da Dio se non impariamo a guardarci con gli occhi del perdono. Non basta ricevere il perdono da Dio se noi per primi non ci perdoniamo, non ci guardiamo con occhi diversi, con occhi di misericordia. E anche in questo abbiamo bisogno dell'aiuto di Maria. Penso che tra le cose che ci vengono più difficili nella vita ci sia proprio questa: perdonare chi ci ha fatto del male. E il perdono, fratelli e sorelle, non è qualcosa di immediato. Mi fa sempre un po' specie quando dinanzi, non so, a un omicidio o qualcosa che capita e che sentiamo in televisione, subito ci sono i giornalisti pronti col microfono a chiedere, non so, a quella madre, a quel padre: ma lei che fa? Li perdona? Come se fosse, non so, un distributore automatico a cui attingere il perdono. Non è facile umanamente perdonare, ma possiamo farlo solo con l'aiuto di Dio, guardando la croce di Gesù e guardando sotto la croce di Gesù, dove c'era una madre che ingiustamente ha visto morire il proprio figlio sulla croce. Allora chiediamo a Maria la forza per perdonare. Maria, tu che sei la madre di misericordia, implora da Dio il perdono per i nostri peccati e dacci la forza per perdonare i nostri fratelli, quelli che ci hanno offesi ingiustamente, quelli verso i quali abbiamo maggiore resistenza. Maria Santissima, ottenga questa grazia per noi dal Signore, sapendo che noi per primi siamo peccatori, così come poco fa ci faceva cantare varie lettere. Siamo peccatori, ma siamo figli tuoi. Prega per noi, Maria, tu che sei la tutta santa, insegnaci la strada dell'amore, la strada del perdono. Sia lodato Gesù Cristo. Dio, Madre dei poveri e degli umili, ha scelto Maria come tempio santo della sua gloria. A lui rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Padre, per la Santa Chiesa, perché accogliendo con umiltà e fede il dono della salvezza che il tuo figlio le ha prestato a prezzo del suo sangue, diventi sempre più canale di grazia e di perdono. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutti i popoli della terra, perché scoprano nella condivisione dei beni materiali, culturali e spirituali la strada sicura e un futuro di pieno progresso, nella serenità e nella pace. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per i piccoli e i più bisognosi della nostra società, perché sia dato a ciascuno il sostegno e il calore del servizio gratuito di chi, come la Vergine Maria, si è consacrato alla carità fraterna. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per noi tutti qui riuniti, perché lo spirito di gratitudine e di lode che ripulsa nella Vergine Maria ci renda sempre fedeli e riconoscenti nel tempo della prova e nell'ora della gioia. Ascoltaci, Signore. Permettetemi di pregare per le vocazioni, perché il Signore possa suscitare anche da questa comunità, e devo dire che certi germi si vedono, possa suscitare da questa comunità generose, numerose e soprattutto sante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Preghiamo. Preghiamo anche per i nostri cari defunti, in particolare per Santino e Davide, perché per intercessione della Vergine Maria possano godere della gioia del paradiso. Preghiamo. Preghiamo per chi ha difficoltà a perdonare,
perché questa grazia possa ottenerla dal Signore proprio in questi giorni della novena della Madonna della Visitazione. Possa essere questo il dono che Maria vuole fare a queste persone. Preghiamo. Padre misericordioso, tu che conosci il nostro cuore, vieni in aiuto all'umana debolezza e per intercessione di Maria, Vergine orante, esaudisci le nostre suppliche. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto del cielo. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il suo ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Elisabetta e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.
questa prima parte del Padre Nostro è sicura, la seconda non sempre ci viene facile. E per questo ne abbiamo bisogno dell'aiuto del Padre per realizzare quell'anche di cui ci parla il Padre Nostro. E allora con fiducia diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che resti i tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Della parente salutò
confessato, t'accoglie nell'abitazione, lodando il frutto in te astaso, con gioiosa acclamazione, nella visitazione di Ecovella, rifugi quattro chizzi a stella, adivato è la precepia, benedici tu di Santa Maria. Perché madre del mio Signore, vieni a me in quest'ore, esclama colma di stupore la cucina con ardore della visitazione Virgo Bella, rifugi qual propizi a stella, arrivato nella precepia, benedici tutti Santa Maria. Zaccaria, incredulo e celeste nunzio, io pur t'accolgo nell'alma mia, celeste Madre Maria, nella visitazione Virgo Bella, rifugi qual propizia a stella, adivato nella precepia, benedici tutti Santa Maria. Magnifica il Signore, l'anima dell'umile ancella, esultare suo Salvatore, lo spirito della puella, nella visitazione Virgo Bella, rifugi qual propizia stella, o divato è la benedici tutti Santa Maria. Preghiamo. Padre buono, che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita e di godere sempre della sua protezione, poiché in lei ci hai dato una regina clemente verso i peccatori e misericordiosa verso i poveri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Diamo l'orario per domani sera. Sabato, domani la messa è quella festiva, quella della domenica. È la giornata del battesimo in cui abbiamo invitato i genitori che hanno battezzato i bambini dal 2019-2020 e quelli che dovranno battezzare in quest'anno di essere presenti con i bambini
E tanto è possibile decidere bianco quelli che sono ancora freschi freschi per dare una particolare benedizione di cui volte li conserveremo direttamente per loro. Poi domenica è la giornata della gioia ma anche della carità. In tutte le messe di domenica porterete un dono all'altare per i poveri. E le messe di domenica saranno alle 8 qui in parrocchia, 11:30 nella chiesa del Redentore, la sera qui. E la sera ci sono tutti i bambini della prima comunione, i 4 gruppi, i 2 gruppi dell'anno scorso e quelli di quest'anno, che porteranno un fiore alla Madonna e verranno tutti vestiti di bianco. Tu domani sera non ci sei, sarà un altro. Poi quando vuoi venire sei libero, ti fai molto piacere. Ringraziamolo per la sua disponibilità. Grazie a voi per la bella accoglienza di sempre, ormai sono di casa, è vero, padre, quindi non c'è bisogno di venire alla casa di tutti. Grazie veramente a padre Peppe, a voi auguro una buona continuazione di novena e soprattutto una buona festa della Madonna il 2 luglio, in questo giorno tanto caro anche a me, che ho la mamma che si chiama Graziella, senza paciota pure lei, quindi insomma ho sempre avuto a cuore questo giorno e quindi vi sostengo e vi accompagno con la mia preghiera. Adesso invochiamo la benedizione del Signore per voi, per questa bella comunità e soprattututto per gli ammalati. La benedizione, facciamo la preghiera alla Madonna. Prima, preghiera a Santa Maria della Visitazione. Grazie a Maria di essere venuta in mezzo a noi e di averci portato Gesù. La tua visita ci forma di gloria. Donaci la grazia di accoglierti con lo stesso entusiasmo di Santa Elisabetta. Sii la benvenuta e rimani sempre con noi. Resta con noi per essere la nostra maestra. Alla tua scuola vogliamo imparare ad amare, a pregare e a perdonare. Resta con noi per essere la nostra consigliera, il nostro conforto e la nostra guida. Resta con noi, prendici per mano, tienici stretti a te, coprici col tuo manto e difendici dagli assalti del nemico. Resta con noi, concedici la salvezza del cuore per scoprire la bellezza del giorno del Signore e gustare la dolcezza del pane eucaristico. Resta con noi, donaci occhi per vedere Dio in ogni uomo e il tuo Figlio Gesù in ogni persona sofferente. Resta con noi per essere la nostra forza e il nostro aiuto nei momenti più duri e difficili della vita. Resta con noi, Madre dolcissima, rimani fino al giorno in cui ci porterai con te nella gloria del Padre. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo Figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente per intercessione di Maria, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Intanto un aiuto per mettere il tocco in piedi. Grazie. Allelucina, Madre misericordia, vita dulce tu, es nostra salve. Adventus,
Jesus,